Buongiorno a tutti. Volevo velocemente fare una reazione proprio a caldo, no? A un altro video visto sul canale di Diego Fusaro. In realtà io Fusaro lo seguo da un bel po' su YouTube per capire cosa dice, ma oramai dopo tanto tempo io non apro più i suoi video perché si dice fondamentalmente le stesse cose e le dice un sacco di volte perché fa le stesse cose che dice sul suo canale di sua spontanea voce. Cioè, spontanea volontà, poi le ripete in un canale televisivo, lo ripete sul blog di Grillo, su qualche altro canale, insomma, e ripubblica 100 volte la stessa cosa. Non ho mai fatto video su Fusaro, cioè, parte 2 in realtà, sia perché in realtà è un autore da studiare per capire bene cosa si dice, no? Farlo solo su YouTube non ne vale proprio la pena. E in realtà, anche se non importa che questo video verrà visto da due persone, perché il video sulla Thunberg, stranamente il primo in realtà, l'ho visto perché l'ho pubblicato proprio nel momento giusto, dove era l'argomento del giorno, e quindi ha superato attualmente le 800 visualizzazioni. Non importa che questo video avrà zero visualizzazioni come gli altri, ma non frega niente. Voglio fare lo stesso, perché Fusaro qui ha toccato un argomento che un po' mi coinvolge anche stavolta, in realtà. Anche se non sono un gran fan di John Lennon, però mi interessavano. Cioè, è interessante il fatto che Fusaro stamattina abbia fatto un video, abbia pubblicato un video dove parla di Imagine di John Lennon, no? Una canzone, diciamo, rock, di origine rock, insomma, di un importante artista che ha dato un contributo alla storia del rock. Dice grosso modo che Imagine è una canzone che parla non parla del comunismo, non parla del superamento del capitalismo, ma parla proprio del capitalismo pienamente realizzato al giorno d'oggi. Più volte Fusaro si è espresso contro il 68 con la S maiuscola, molte critiche effettivamente sono condivisibili, ma anche già Pasolini ha fatto delle critiche al 68. Fusaro dice in questo modo che nella pratica il 68, che fine ha fatto il 68? Boh, tutta la rivoluzione che fine ha fatto? Alla fine non ha fatto nient'altro che fare un grosso favore al capitalismo, e forse una parte ha ragione. Però esisteva anche un 68 marxista, ma questi ideali sono stati traditi, sono stati mischiati ad altre cose, sono tutto perché marxiste. E forse beh, John Lennon è proprio uno di questi, no? Cioè, in questo modo la critica di Fusaro al testo di questa canzone è che praticamente è che siccome descrive un mondo senza guerra, senza stati, senza religioni, senza confini, sembra aver descritto il capitalismo odierno, perlomeno quello che sta realizzando. Ora, perché uno può pensare questo sia il comunismo? No, non è il comunismo, è il capitalismo globalizzato di oggi. Ora, in realtà, diciamoci le cose come stanno. Fusaro, no? Essendo, non è Karl Marx, ed è normale, no? Nessuno è Karl Marx. Karl Marx è Karl Marx, Friedrich Engels era Friedrich Engels, e quindi, cioè, per questo non la pensano mai uguale. E questo è anche un bene. Fa anche bene a dire che Karl Marx si sbagliava, ma non dire che è il capitalismo a dire queste cose. Però, sì, o il capitalismo odierno dice queste cose, sta facendo queste cose. Ed è vero, mondo senza religione, mondo che vorrebbe essere senza i confini degli stati nazionali. Però non mi venite a dire che Karl Marx queste cose non le voleva fare. È una cazzata, scusate, ma veramente. Perché sia Marx che Proudhon e Bakunin, a modo loro, dicevano grosso modo queste cose qua. L'obiettivo finale del comunismo di Marx era grosso modo ciò che volevano anche Proudhon e Bakunin. Cioè, il comunismo pienamente realizzato, a differenza del socialismo, superava lo Stato, superava proprio tutte le sovrastrutture. Che Marx fosse contro le religioni, ma uno può essere d'accordo o in disaccordo, non si può dire che non sia così. Marx detestava le religioni. Poi, giustamente, Bloch, cioè, no, ma non tutte le religioni sono proprio dei popoli, alcune sono rivoluzionarie, altre sono reazionarie. Alcune sono proprio dei popoli, altre sono state appunto rivoluzionarie. Leggevano il Vangelo in senso sociale, però in senso sociale, no? Vangelo sociale, tutto nel mondo, in alcune chiese protestanti. Però non venite a dire che Marx non voleva il superamento delle sovrastrutture, il superamento della cultura in sé, anche della filosofia stessa.
No, venite a dire che non è così. Non erano soltanto i capitalisti, non erano soltanto gli anarchici, tipo Proudhon. Proudhon, per esempio, che diceva: luogo di nascita sarà solo luogo di nascita, non esisterà più il francese, la persona con la cultura francese, con la cultura inglese. No, se è nato in un posto, si è semplicemente nato, basta. Per tutto il resto, il mondo dovrebbe essere per gli anarchici una federazione di città-stato, a prescindere se sia giusto o sbagliato. Ma non venite a dire che è soltanto il capitalismo. Si potrebbe venire a dire che l'anarcocapitalismo odierno c'ha in comune con l'anarcocomunismo questi aspetti, che sono criticabili se non sei d'accordo, ma non venitemi a dire che non era, che il comunismo non diceva queste cose, perlomeno che Marx non diceva queste cose. E perché, caspita, Marx è proprio il primo a dire che la religione era sbagliata, che alla fine lo Stato nazionale doveva essere superato, lo Stato borghese in sé andava superato. Non è contro lo Stato borghese e può esprimere questa sua opinione, se ne può discutere. Non sto dicendo che non lo può dire, però non venire a dire che non è il capitalismo, cioè che non è il comunismo a dire queste cose. Dai, si può criticare questo aspetto, perché si può avere un'opinione, cioè, si deve avere un'opinione diversa, non si deve copiare nessuno. Può dire che è soltanto colpa del capitalismo. È stata anche colpa di come effettivamente Marx è stato eletto, perché queste cose Marx le ha anche dette, e quindi se il 68 ha avuto certe idee, no? Uccidere il padre, uccidere le istituzioni, cose del genere, è stato anche perché anche Marx le aveva dette, non è che non le aveva dette soltanto Bakunin, no? O Proudhon, insomma, i pensatori anarchici, non sono stati soltanto i neoliberisti, gli anarcocapitalisti le avevano dette, per cui nascondersi dietro un dito è veramente banale, perché Fusaro, se effettivamente mescola parte del pensiero comunista con il conservatorismo hegeliano, perché sì, io do ragione a Costanzo Preve e anche Fusaro quando dicono Marx si capisce meglio leggendo Fichte ed Hegel, è vero, però non si può dire che Marx fosse un conservatore come Hegel. Cioè, Hegel, vabbè, aveva certe idee nazionaliste, conservatrici, eccetera. E fu usato liberissimi di argomentare, perché secondo lui è giusto una società di quel tipo, dove c'erano degli elementi, diciamo, di socialismo, elementi di nazionalismo, elementi di conservatorismo. Ma non puoi dire che è Marx a dire queste cose. Non so se è chiaro. Io sto parlando senza canovaccio, cioè proprio sto parlando a ruota libera. Non so se è chiaro quello che sto cercando di dire, per cui non nascondiamoci di un dito, diciamo chiaramente, su queste cose con Karl Marx non sono d'accordo, diciamolo, no? E mica si può essere d'accordo al 100%, meno male, non si deve essere d'accordo al 100%. Pensiero, soprattutto se si è quello di un filosofo, deve essere originale, non deve neanche essere un frittonista, un collage, non è neanche facile. Fusaro è ancora giovane, io sono più giovane di lui e so quanta strada ho da fare. Poi lui, voglio dire, anche a 90 anni, voglio dire, non è che i filosofi a 90 anni sono arrivati. Voglio dire, neanche Gadamer, che è morto a 100 anni, aveva avuto un pensiero perfetto, ma sicuramente se fosse campato 1000 anni avrebbe continuato a progredire nel suo pensiero, no? A parte questo, voglio dire, non voglio biasimare nessuno, a parte il fatto che non nascondiamoci dietro un dito, perché un conto è dire ciò che pensiamo noi sugli autori, o sugli argomenti, un altro conto è dire che un autore non ha mai detto una cosa del genere, che è colpa di altri autori. Che Marx non è il Vangelo, per quanto voglio dire, sia stato un grande per il contributo che ha dato. Detto questo, buongiorno, vi saluto e buonanotte.